posizioni in classifica completamente diverse, due squadre che vogliono trovare i tre punti, il Canosa per trovare una vittoria che potrebbe significare accorciare sulle squadre che stanno più in alto, il San Michele invece vuole muovere la classifica, 7 punti in 11 partite giocate, sono un po' poco, due solo le vittorie del San Michele, ben 7 invece le vittorie del Canosa che in classifica invece ha 24 punti, reduce dalla ottima prestazione, la buona vittoria contro il Barletta nel derby, il Canosa invece sconfitta per il San Michele contro il Forte Itria. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni per il Canosa con il numero 9 Saul, 2 Lopez, 3 Castrogiovanni, 4 Subrizio, 5 Firancic, 6 Pacheco, 8 Termine, 11 Angiulli, 13 Francini, 17 La Rocca, 7 Del Latte con il numero 1 Verderosa. Per il San Michele invece con il numero 1 Tasso, 2 Daniel Batti, 3 Spinelli, 7 Tunzi, 8 Perez, 9 Lo Schiavone, 10 Sousa, 11 Valentini, 18 Maggi Pinto, 20 Core, 21 Balena, 27 Pisanti. I primi 5 schierati da mister Lodispoto sono con il numero 9 Saulle tra i pali, poi c'è Pacheco, c'è Termine, c'è Angiulli e c'è Firancic. Primo possesso a favore San Michele, che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi, maglia verde, pantaloncino bianco, dall'altra parte completo nero-giallo per il Canosa. Primo possesso che però non riesce a concretizzare il San Michele. Questo è il recupero della settima giornata del campionato di Serie B, Girone G. I due arbitri sono Prisco e Ramirez della sezione di Lecce, il cronometrista invece della sezione di Barletta, il signor Dandato. I primi 5 invece schierati da mister Masi sono il numero 2 Daniel Barti, poi c'è con il numero 8 Perez Lo Schiavone, c'è il numero 27 Pisanti, tra i pali c'è il numero 1 Tasso, capitano del San Michele. Un minuto di gioco, nessuna ancora azione pericolosa tra le due squadre che si studiano, dove palla orizzontalmente il Canosa da Pacheco a Termine, si riallarga il numero 6 del Canosa, ancora Termine, palla per il polacco che va a verticalizzare, non trova Angiulli, ci sarà rimessa dal fondo a favore San Michele. Muove palla il San Michele da Barti a Perez, Pisanti, palla ancora per Perez, si abbassa a ricevere Lo Schiavone, Perez lungo da Pisanti, di testa sporca Firancic, poi Saul con le mani torna da lui, prova a guadagnare metri. Termine, ancora Firancic, imposta lui, Pacheco, ancora Firancic, palla per Pacheco, è partito Firancic, si è abbassato bene il capitano del Canosa, Termine, Pacheco, palla per Firancic, buona trama da parte del Canosa, Firancic protegge, si gira e crossa, ha chiuso bene Lo Schiavone, ci sarà rimessa laterale a favore del Canosa. Batte Alvaro Pacheco, va subito a concludere Angiulli, altra chiusura di Lo Schiavone, batte sempre Pacheco, ancora Angiulli, altra conclusione, questa volta la palla termina in calcio d'angolo, difende bene il San Michele, adesso si stacca Firancic, Pacheco non va da lui ma va da Angiulli, ancora Lo Schiavone chiude, Pacheco lascia sfilare, ci sarà altra rimessa laterale
battuta subito dentro, palla riconquistata dalla San Michele che prova a ripartire subito. Barti per Perez, va a calciare Saul, respinge, poi ancora Perez in scivolata, ancora Saul, chiede maggiore attenzione. Saul era di Pacheco, si è un pochino addormentato il numero 6 del Canosa, ha salvato però il numero 9. La più grande occasione fino ad ora del match, prova a rispondere il Canosa con Firancic dalla distanza, di testa poi prova a servire Angiulli, parte lo schiavone, c'è stata una deviazione, la rimessa a favore dei padroni di casa. Perez, palla per Pisanti, ancora Perez, lungo linea, ha capito tutto Angiulli che ci mette il piede, ci sarà rimessa laterale a favore ancora del San Michele. Sempre Barti per Perez, va ad impostare sempre il numero 8 del San Michele che poi prova a verticalizzare, la palla è troppo forte, fuori misura il suggerimento di Perez, con calma Saul, va da Firancic. Cosa manca Delisa, squalificato. Occhio a Pacheco che prova a cambiare passo, cerca il secondo palo, ha chiuso bene Perez, partita molto attenta da parte del San Michele fino ad ora, con il Canosa che muove palla alla ricerca dello spazio giusto per provare a far male. Pacheco, palla per Angiulli, lo scarico per Firancic, pensa al destro, non lo fa, poi ancora Firancic, va via fino in fondo col sinistro, calcia, non trova la porta, rimessa dal fondo a favore San Michele. Barti per lo schiavone, Perez, ancora Pisanti, palla per Perez, Barti, Perez, tacca l'alto adesso il Canosa, passa la palla per lo schiavone, torna indietro però il San Michele, Perez con calma, tende nella propria metà campo adesso la squadra ospite, Barti, ancora Perez di prima per lo schiavone, dentro perde palla, occhio ad Angiulli che prova ad approfittarne, non se la sente di calciare, allora termine, prova ad aprire per Firancic, poi un'indecisione di Pisanti, recupera palla il Canosa, Pacheco, palla per Firancic. Pacheco si ferma, poi va ad Angiulli, pensa al sinistro, invece serve termine, non c'è il passaggio sul secondo palo, va giù Pisanti, poi commettere fallo, proprio il numero 27 del San Michele che trattiene palla, allora ci sarà calcio di punizione a favore del Canosa. Punizione che il Canosa non potrà battere direttamente verso la porta. Allora Angiulli dovrà cercare sicuramente qualche deviazione o qualche suggerimento. Chiama palla Pacheco, c'è alle sue spalle Firancic. Angiulli va da Pacheco, 1-2, calcio Angiulli. Capito tutto però il San Michele che prova a recuperare palla, lo fa bene Pisanti che poi subito dopo la perde. Firancic calcia! Forte! Canosa 1, San Michele 0, dalla distanza la sblocca il polacco, cambia il parziale alla palla alla Gravinese e sotto il San Michele, conclusione potente di Firancic che ha recuperato una palla da Pacheco, molto bravo in fase di interdizione il numero 6 del Canosa. Non si è fatto pregare, Firancic è andato subito a calciare, battuto tasso, cambia il tema del match, Saul in buono stile, va a recuperare palla, poi va giù, appena entrato il numero 13 Francini, allora ci sarà calcio di punizione a favore Canosa, secondo fallo commesso dal San Michele, questi primi 5 minuti di questa prima frazione, che adesso vede in vantaggio il Canosa. Batte termine, palla per Pacheco, Angiulli,
Pacheco. Va ancora da Francini, altro intervento, questa volta buono l'anticipo di Perez. Pacheco va da Angiulli, cerca un tiro cross sul secondo palo, era pronto Francini, chiuso bene però lo schiavone. Ci sarà altra rimessa a favore del Canosa, batte sempre Pacheco, lì vicino Angiulli, si allontana Pacheco, va a ricevere, 1-2, Angiulli va ancora a cercare il secondo palo, altra deviazione, questa volta la palla termina in calcio d'angolo. Va Pacheco. Per Termine, un contatto tutto regolare. Barti, Perez, lungo, dà lo schiavone, la palla è buona, lo schiavone la lascia sfilare troppo e poi inciampa sul pallone. Nessun problema per Saule che prova a far ripartire i suoi, in pressione il San Michele. Con Termine che va a servire a sinistra Pacheco, dall'altra parte Angiulio, un po' di campo adesso il Canosa. C'è davanti Francini, preferito Termine, Pacheco di prima. Ancora buon lavoro da parte del Canosa, Termine, Pacheco. Riceve a destra Angiulli, dall'altra parte Termine, palla troppo forte che Termine non riesce a tenere in campo. Pronto a battere Pisanti. Tanto Pisanti batte, lascia il posto a Balena. Perez. Lo schiavone. Ancora palla per Balena. Lo schiavone, brutta palla, poi Termine calcia. La respinta di Tasso in calcio d'angolo. Errore in fase di impostazione da parte del San Michele. Stava costando la rete del 2-0. Non è finita però, Pacheco calcio d'angolo. Palla dentro per Francini che si divora la rete del 2-0. Sotto porta da due passi. Altra grandissima occasione per il Canosa. Prima Termine, poi Francini non riescono a realizzare la rete del 2-0. Pacheco va da Francini che prova a farsi perdonare. Gran palla per Pacheco! 2-0! Il raddoppio del Canosa. 1-2, splendido! Intanto fuori Angiulli, dentro Castro Giovanni. 6:40 sul cronometro. Canosa 2, San Michele 0. Ci vuole maggiore intensità da parte dei ragazzi di mister Masi per provare a fermare questo Canosa che fino ad ora sta gestendo il match con grandissima disinvoltura. Balena, però fa fatica a trovare lì davanti qualcuno. Perez, palla per Barti. Lo schiavone, palla ancora per Balena. Lo schiavone. Torna indietro da Tasso. Palla tesa per Barti, di testa il palo, poi Balena Saulle! Un miracolo! Cosa ha salvato Saulle? Un doppio intervento, prima con l'aiuto del palo, poi sulla ribattuta ha avuto un riflesso davvero pazzesco. Saulle da terra è riuscito a togliere la gioia del gol a Balena. Risultato che resta fermo sul 2-0. La reazione da parte dei padroni di casa, che adesso però devono ancora difendere. Francini. Perde palla il Canosa, Balena, fino in fondo, va a calciare, ancora traversa, adesso un pochino sfortunato il San Michele, occhio alla ripartenza, Castro Giovanni, si accentra, palla per Termine, ancora Castro Giovanni, calcia, palo anche per il Canosa, è partita che si è accesa, primi minuti un pochino lenti, adesso un paio di contropiedi. Con il San Michele che è andato vicino alla rete dell'1-2, ma ha rischiato anche la rete del 3-0.
prova a mettere ordine adesso il San Michele con Perez. Palla per lo Schiavone, lascia sfilare Termine. Con calma Saul. Castro Giovanni, palla per Termine, Pacheco. Termine. Castro Giovanni, lungo linea per Francini che riceve, si gira, prova a puntare Perez, poi torna indietro da Pacheco. Castro Giovanni prova ad andare via, messo giù dallo Schiavone, non c'è fallo, ripartenza ancora San Michele, 2 contro 2, calcio allo Schiavone, palla alta. Intanto restato a terra Castro Giovanni, aveva chiesto un fallo, era lì vicino Ramirez. Nessun fallo, nessun contatto, ravvisato dal secondo arbitro. Si ripartirà con la rimessa dal fondo. Castro Giovanni si rialza, riceve da Pacheco, poi riceve anche Termine. Castro Giovanni tra le linee, trovare lo spazio giusto, occhio al contatto Barti Termine, ancora tutto regolare, va giù anche Francini, non c'è fallo. Perez, palla per Balena, lo Schiavone ancora dentro per Perez, da lì può calciare, non lo fa, ancora palla per lo Schiavone, calcia lui, deviazione doppia, ultima di Termine. Allora ci sarà rimessa laterale a favore San Michele, quando siamo quasi al giro di boa in questa prima frazione. Conduce il Canosa 2-0, altra deviazione di Francini, questa volta in calcio d'angolo. Batte Perez, scambio con Balena, Perez ha provato a servire lo Schiavone, c'è stata un'altra deviazione, si ripartirà con la rimessa laterale a favore San Michele. Barti non calcia, torna indietro da Perez, Tasso, lungo troppo questa volta, Saul controlla senza problemi, va a servire Castro Giovanni, palla per Termine. Ancora Castro Giovanni, Pacheco, prova a far correre Francini, palla irraggiungibile, poi torna in campo Angiulli, fuori Barti, dentro Armando Core, con la maglia numero 20, tocca il suo primo pallone, lo Schiavone, palla per Perez, lo Schiavone. Balena, ancora lo Schiavone, torna indietro da Tasso, è partito Perez, Tasso sbaglia, palla regalata a Castro Giovanni, Angiulli torna da Castro Giovanni, non c'è lo spazio per calciare, si gira comunque Castro Giovanni, poi tocca per ultimo. Allora ci sarà rimessa con le mani, subito battuta da Tasso, palla per Perez, Core, ancora Perez, palla per lo Schiavone, Perez, Balena, ancora Perez, Core, costretto a tornare indietro il San Michele dalla pressione del Canosa, sbaglia anche il passaggio Perez, rimessa laterale, intanto si rivede in campo il polacco, autore della prima rete. Angiulli, Pacheco rischia, perde palla alla fine ma subisce anche fallo, calcio di punizione a favore del Canosa, il terzo fallo è commesso dal San Michele, nessun fallo commesso invece dal Canosa. Angiulli, palla per Termine, Pacheco, palla per Firanci, gran palla di Pacheco per Angiulli, secondo palo, ha chiuso bene Perez, calcio d'angolo a favore Canosa. Pacheco scodella per Firanci, va a calciare,
commesso fallo però Angiulli sullo schiavone, c'era calcio di punizione a favore San Michele, primo fallo commesso dagli ospiti, corre per Perez. Lo schiavone, Perez. Prova a partire Perez, Saulle rischia qualcosa, il Canosa, ma alla fine porta a casa la rimessa Saulle. Prova a servire termine, Firancic, lungo Dangiulli che prende bene posizione, gran sponda per Firancic che prova a tornare Dangiulli dopo la deviazione Tasso. Subito da Perez, arriva lo schiavone, ha capito tutto Pacheco che riparte, finta il destro, va sul sinistro, palla per il polacco che non calcia, secondo palo, grande chiusura di Perez, c'è il time out chiamato dal Canosa, spot pubblicitario per noi. Indicazione di mister Lodispoto che applaude Saulle, grande protagonista fino ad ora. Si riparte con il calcio d'angolo affidato a Pacheco, palla dentro per termine, chiude bene, corre, altro calcio d'angolo, sempre Pacheco, questa volta prova ad andare da Firancic che va a calciare, calciato potente, non riesce però ad inquadrare la porta. Con le mani Tasso per Perez, lo schiavone, ancora Perez, balena, Perez, attaccato da Angiulli, va via Perez, gran lavoro da parte del numero 8 che poi sbaglia però il passaggio, recupera, corre, Tasso lungo da Perez, non riesce a colpire il numero 8. Ripartenza Canosa con Firancic, palla per Pacheco, Angiulli ancora da Firancic, va a calciare, ha chiuso bene lo schiavone, rimessa laterale a favore del Canosa. Ha chiuso bene il San Michele che riesce a portare anche a casa la rimessa laterale, ultima deviazione di Angiulli, batte lo schiavone per Perez, corre, palla per Pisanti, preso il posto di Balena, lo schiavone, Perez,
corre, palla per Pisanti, ancora Perez, lo schiavone, sbaglia il passaggio, palla che arriva a Saulle, Pacheco, palla per Termine, deve liberare, lo fa mettendo palla in fallo laterale. Perez per lo schiavone, Pisanti, ancora lo schiavone, palla per Perez, è partito Pisanti, la palla viene raccolta da Termine che mette ancora in fallo laterale. Perez, palla per lo schiavone, torna indietro da Tasso, altro lancio teso per Core che si colpisce da solo, ci sarà rimessa laterale a favore Canosa, fuori Termine, dentro Castro Giovanni, in campo ancora Francini per Firancic, Saulle, palla imprecisa con le mani Tasso, palla per Perez, Pisanti, lo schiavone, ancora palla per Perez, Pisanti, perde ancora palla il San Michele, qualche errore di troppo in quella zona di campo, Castro Giovanni, palla ancora per Pacheco, Angiulli tocca lo schiavone, palla per Saul, ancora Pacheco, Castro Giovanni, ancora Pacheco, finta il passaggio per Angiulli, poi prova a partire, si ferma e torna indietro da Castro Giovanni, Pacheco, lo stesso che sta mandando a vuoto tutti i tentativi di pressione, bravo però Perez che recupera palla, 1-2, palla per Core che cerca il secondo palo, passaggio impreciso e allora Masi lo richiama, torna in campo Daniel Barti, Angiulli, palla per Castro Giovanni, ancora Angiulli, toccato duro dallo schiavone, non è la prima volta, arriva il calcio di punizione, il fischio del numero 2, quarto fallo commesso dal San Michele quando è partito anche l'ultimo quarto di questa prima frazione. Angiulli, palla per Castro Giovanni, Pacheco, palla dentro sporcata da Pisanti, ci sarà rimessa laterale a favore Canosa, batte Castro Giovanni, palla per Pacheco, Angiulli, ancora lo schiavone, questa volta è bravo a recuperare palla, Pisanti non calcia, poi Perez prova ad andare via, perde palla, la recupera ancora Pisanti, Barti, pressione del Canosa con il San Michele che chiede un fallo di mani, non c'è, 2-1 Castro Giovanni, palla per Francini, lo stop, calcia su Tasso che risponde, altra ripartenza, Perez finta il passaggio, prova ad andare via, ancora Perez fa tutto da solo, alla fine messo giù, c'è calcio di punizione a favore San Michele, ingenuità da parte di Francini perché Perez aveva già perso palla, poi ha ricevuto la spinta e giustamente si è lasciato cadere, ci sarà un buon calcio di punizione a favore dei padroni di casa, c'è Barti, c'è anche Perez vicino al pallone, parte Perez che colpisce la barriera, recupera palla dopo la deviazione Pisanti, Barti, palla per Tasso, toccato Castro Giovanni, rimessa laterale a favore del San Michele, batte Pisanti, Barti, lo schiavone, ancora Perez, Barti, sbaglia il passaggio per Pisanti, rimessa laterale a favore Canosa,
Palla per Francini, Tarvento di Pisanti. All'ultimo a toccare il numero 13 del Canosa. Allora la rimessa a favore del San Michele. Perez. Barti, ancora palla per Perez. Ancora Barti. Lo schiavone. Palla per Tasso, lungo da Barti. Passaggio ancora impreciso da parte di Tasso. Castro Giovanni ad impostare, palla per Pacheco, è lungo Francini, l'ha visto Pacheco ma è impreciso il suo passaggio. Tasso, palla per Pisanti. Perez prova ad andare via, fa sparire il pallone, poi prova a passare su Castro Giovanni che lo contiene ma mette palla in fallo laterale. Batte lo stesso Perez, palla per lo schiavone, ancora Perez, Pisanti, Barti, prova a puntare Angiulli, lo schiavone, si ferma, torna indietro ancora da Pisanti, palla per Perez, dentro per Barti, gran palla, poi non si intende con lo schiavone, alla fine Barti commette fallo, è il quinto fallo commesso dal San Michele. Batte Pacheco, palla per Angiulli, sbaglia però Angiulli, recupera lo schiavone, Barti per Perez. Lo schiavone, palla per Pisanti. Barti, palla ancora per Pisanti, protegge palla, prova a raggiungere a Pacheco, Barti, palla lunga per Perez. Ha deviato di fatto Pisanti in fallo laterale. Riparte il Canosa con Tiranšík che accelera, poi va anche a calciare! Tutto da solo! Ha costruito il 3-0. Tiranšík ha ricevuto palla, è partito con grandissima velocità. Tiranšík è andato a mettere in diagonale, palo rete, nulla da fare per Tasso, doppietta per Tiranšík che allunga ancora sul San Michele. San Michele troppo morbido in questa prima frazione. Chiamato time out mister Masi per provare a chiudere questa prima frazione, manca 1:40 al termine del primo tempo, deve provare a fare almeno un gol il San Michele per approcciare la seconda frazione con un piglio diverso. È stata un pochino sfortunata nella prima frazione in San Michele, che ha colpito un palo, una traversa sicuramente più cinica la squadra di mister Lodispoto. Doppietta di Tiranšík, la rete di Pacheco, tengono davanti il Canosa, si riparte con il possesso San Michele dopo le indicazioni di mister Masi. Pisanti, palla per Barti, Perez, ancora Perez, palla per lo schiavone, Perez, tocca Angiulli, rimessa laterale, batte Pisanti, palla per Perez, Barti, ancora Perez, palla per Pisanti, riceve, prova ad allungare, alla fine
recupera palla Castro Giovanni che va a servire ancora a Firancic, che però non riesce a tenere la sfera in campo. Perez per Pisanti. Barti, palla per lo Schiavone. Non rischia di saltare l'uomo. Poi buon lavoro da parte di Tasso con Firancic che anticipa Barti. Palla in calcio d'angolo. Calcia Pisanti, poi calcia anche Perez, libera il muro del Canosa. Pisanti per Perez. Prova ad andare via, passa Perez, ma la palla è uscita. Termine. Firancic. Castro Giovanni, Firancic. Gran palla per Termine che è una prateria, ma non riesce a raggiungere palla. È stato un buon scambio quello del Canosa che poi recupera ancora palla. Castro Giovanni. Palla per Saul che va a lungo da Angiulli. Palla che arriva però dove c'è solo Tasso che va con le mani. Lungo da Perez, non tocca nessuno. Ancora Saul. Palla per Castro Giovanni. Arriva la sirena, arriva anche il duplice fischio. Si va negli spogliatoi. Risultato che vede in vantaggio gli ospiti. 3-0. Doppietta di Firancic. Poi ha segnato Pacheco. Una palla, una traversa per il San Michele. Si va negli spogliatoi per provare a schiarire le idee, tornare in campo con un'altra determinazione. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi ancora insieme per il secondo tempo. Di nuovo in campo per dar vita al secondo tempo di questo recupero della settima giornata del campionato di Serie B, girone G. Siamo negli spogliatoi con il risultato di 3-0 a favore del Canosa, doppietta di Firancic, la rete di Pacheco per la squadra di mister Lodi Spoto. Occhio ad Angiulli che riceve, calcia, respinge Tasso, primo squillo a favore del Canosa in questa seconda frazione. Si vede in campo il numero 18 Maggi Pinto. Perez. Palla per lo Schiavone. Un
ancora Maggi Pinto, palla per Perez. Balena. Maggi Pinto, ancora palla per Balena che va a calciare ancora Saul e poi lo schiavone! Accorcia il San Michele con lo schiavone. Deve arrendersi Saul sul tiro potente di lo schiavone, aveva fatto bene su Balena il numero 9. Nulla da fare però sulla conclusione dalla distanza di Potenza. Arriva l'1-3 del San Michele che dopo un minuto dall'inizio del secondo tempo riesce ad accorciare. Carosa è andata vicino al 4-0 con Angiulli. Saul va a lungo, palla regalata a Tasso. Perez per Maggi Pinto. Perez ancora per Maggi Pinto. Riceve, si ferma, poi va da Balena. Perez di prima per lo schiavone, dentro ancora per Balena. Sembra muoversi meglio il San Michele. Perez, Maggi Pinto. Ancora Perez riceve, da lì può calciare, lo fa Saul, un fallo laterale. Calcia ancora Maggi Pinto, ha salvato ancora il Canosa, dovrebbe essere stato termine a salvare. Tasso lungo dove c'è solo Saul, Pacheco per termine, Angiulli, palla per Pacheco, Firanci, palla per Pacheco, intervento falloso di Maggi Pinto, si continua a giocare, Pacheco, palla per Firanci, ancora Pacheco, dall'altra parte Angiulli. Termine, Angiulli, Firanci, buon lavoro, parola per Termine, si ferma, messo giù. Intervento falloso su Termine. Castro Giovanni. Palla per Pacheco, Castro Giovanni, attaccato, alla fine perde palla, lo schiavone, prova ad andare via, messo giù, non c'è fallo, tutto regolare. Canosa che sta giocando senza Delisa e senza Galindo, manca Zerbini invece per il San Michele. Maggi Pinto, palla per lo schiavone. Balena, palla regalata al Canosa, Pacheco prova a far male al San Michele, termine, palla dentro, interviene bene Perez che poi protegge palla, scarica su Balena che si gira, prova a partire, Castro Giovanni prova a contenerlo, arriva il raddoppio di Pacheco, Balena sfonda, Perez prova ad andare via, palla per ancora Balena che va a calciare con la mano Castro Giovanni, poi calcia lo schiavone, palla fuori. Tutto regolare, sembrava esserci il tocco con la mano di Castro Giovanni, seppur involontario perché il numero 3 del Canosa era di spalle. Le proteste da parte del San Michele, hanno chiesto calcio di rigore. Prende a giocare con Termine che perde palla, lo schiavone sbaglia, poi prova a perfezionare ancora Castro Giovanni scomposto, arriva con il braccio troppo alto, tocca il pallone, calcio di punizione, cartellino giallo. Castro Giovanni che non è entrato benissimo in campo in questo secondo tempo. Adesso calcio di punizione interessante per
Perez. Due in barriera per Saul. Parte Perez. Balena sotto porta. Si rivola il gol del 2-3. Saul con le mani lascia a Pacheco. Palla per Termine. Pacheco. Castro Giovanni. Lungo da Francini che deve proteggere palla su Mangipinto che lo tiene, poi lo scalcia. Fallo e cartellino giallo ai danni anche di Mangipinto. Due in barriera anche per Tasso. Pacheco e Castro Giovanni sul pallone. Parte il numero 3. La finta. Pacheco va a calciare. Colpisce di fatto Francini. Ci sarà rimessa dal fondo a favore del San Michele. Con le mani Tasso. Palla per Mangipinto. Balena. Perez. Mangipinto torna indietro ancora da Perez, lo schiavone, palla per Mangipinto, ma la tiene lo schiavone, bravo Balena, poi sbaglia lo schiavone, aveva deciso già prima di perderla, e allora ci sarà rimessa laterale a favore del Canosa. Termine, palla lunga per Francini. Meglio Mangipinto. Batte Castro Giovanni, palla per Pacheco. Termine. Francini non riesce a stoppare per il Perez prima di Castro Giovanni. Prova a puntare il numero 3. Va via Perez con un numero, però si allunga troppo. Palla. Fatto ancora una volta sparire il pallone. Tunnel ai danni di Castro Giovanni. Davvero molto bello da vedere, poco efficace. Francini prova ad andare via, chiude Balena, rimessa laterale a favore del Canosa. Pacheco scodella per Castro Giovanni, gran lavoro di Perez che recupera palla e fa ripartire i suoi. Perez, finta, ancora Perez, va via Perez sul più bello, non riesce a servire né Balena né lo schiavone. Rimessa laterale a favore Canosa. 5 i minuti trascorsi in questa seconda frazione, conduce il Canosa 3-1. Francini protegge palla, lo tiene lì Mangipinto che rischia. Alla fine Pacheco per Castro Giovanni, Francini, Pacheco, è partito Termine. Pacheco non lo serve, poi Castro Giovanni, palla per Firancic appena entrato che prova a puntare Balena, chiude bene il numero 21, batte subito Firancic, palla per Pacheco, Termine, ancora palla per il polacco, altro anticipo, buono di Balena, lo schiavone lascia sfilare, bravo Pacheco però, Firancic ancora da Pacheco, gran lavoro, Firancic, calcio! Ancora Firancic, tripletta per lui! Di nuovo a più 3 il Canosa, 4-1, una grande azione con Firancic che è andato a concludere bene sotto la traversa, nulla da fare per Tasso,
la terza volta che il polacco la meglio sul capitano del San Michele, Pisanti. Lo schiavone, palla per Pisanti, si rivede in campo Barti, lo schiavone, palla per Pisanti, ancora lo schiavone, prova ad andare via, va giù, non c'è fallo, poi libera termine. Pisanti per Barti, Balena, prova ad accelerare, Balena, palla ancora per Pisanti, Castro Giovanni lo porta indietro, poi Barti ancora per lo schiavone, Balena, Barti, palla per Pisanti, secondo palo chiude Pacheco, poi Castro Giovanni recupera palla ma non la tiene in campo. Balena, palla per lo schiavone, Barti, ancora lo schiavone, palla per Barti, corre in campo Perez al posto di Balena, subito servito da lo schiavone, Perez accelera, prova a calciare in scivolata fino a Chico. Barti, lo schiavone dietro ancora per Barti, Pisanti, Perez, prova a prendere posizione, Perez torna da Barti che va a calciare, chiude Firancic con l'aiuto di Termine, Castro Giovanni prova a sfruttare la sua velocità, va via Castro Giovanni, non riesce a far passare palla. Buona chiusura di Barti, rimessa laterale a favore del Canosa. 8 i minuti trascorsi in questo secondo tempo. Pacheco, lungo, non ci arriva Firancic. Pisanti, Barti, Perez. Ancora Barti, palla per lo schiavone, Barti, Perez, colpito Firancic, poi ancora Barti, lo schiavone, prova a salire un po' il Canosa, lo schiavone, gran palla per Perez che va a calciare e trova Pisanti per il 2-4. Fortunato Perez a trovare sulla traiettoria Pisanti, che invece è stato bravo a farsi trovare al posto giusto, al momento giusto. Accorcia il San Michele, tanto spazio La Rocca che torna in campo dopo due mesi di stop, un infortunio muscolare per lui, si era tenuto lontano dalla porta, si rivede in campo per 11 minuti, occhio però allo schiavone, subito dentro per Barti, si è divorata la rete del 3-4, chiede una deviazione, Barti alla fine viene accontentato, ci sarà calcio d'angolo a favore del San Michele, chiamato subito all'uscita La Rocca. Occhio a Perez che va a calciare, si oppone Termine, Francini sbaglia, batte Perez, palla per Pisanti, Barti prova ad andare via, palla per Pisanti, lo schiavone, perde palla lo schiavone, Angiulli si ferma, torna dietro da Francini, Pacheco,
palla per La Rocca che si vola verso la porta, poi va a servire Francini, Pacheco, palla per Angiulli, esce bene da una buona pressione del San Michele del Canosa, termine, palla dentro, non riesce a servire Francini, era un'ottima idea quella di Angiulli. Pisanti, palla per Perez, chiede palla Pisanti, Perez lo accontenta, di testa sporca Pacheco, rimessa laterale a favore San Michele, è un buon momento per i padroni di casa, ma il palla alla Gravinese, conduce il Canosa 4-2, siamo al giro di boa anche nel secondo tempo, due falli commessi da San Michele, uno dal Canosa in questa seconda frazione, calcio a Pisanti, La Rocca respinge, poi Pacheco di testa, termine messo giù, non c'è fallo, ci sarà solo rimessa laterale a favore del San Michele. Contrasto dove ha avuto la peggio Pisanti, un colpo al volto, resta a terra il numero 27, autore del secondo gol del San Michele, richiesto l'intervento da parte dello staff medico, problema al naso per Pisanti. Torna in campo Balena al posto di Pisanti, che momentaneamente lascia il campo. Perez per Barti, Balena. Lo schiavone. Perez. Palla per Barti. Perez, bravo Francini. A toccare palla, rimessa laterale a favore San Michele. Marti per Perez, lo attende termine, Perez lo punta, si dimentica il pallone, poi lo ritrova Marti, palla per lo schiavone, Perez la mette un pestone da parte di Francini, Marti riesce a liberare il destro, poi Perez ancora a Marti, attaccato da Francini, forse una spinta, lo schiavone, palla ancora per Perez, si gira e va via Perez, poi non riesce a tenere la sfera in campo ma porta a casa là il calcio d'angolo, subito dentro per Balena che non riesce a deviare, non l'ha toccato nessuno, la rimessa a favore del Canosa. Nove minuti da giocare, 2-4 a favore del Canosa, e allora chissà se mister Masi starà pensando all'uomo in prima mezzo al campo per provare a recuperare questo match. Angiulli, Perez regala palla a Francini, arriva a termine a destra, riceve, calcia, tasso, chiude la porta, da lì non si passa, si resta sul 4-2. Pacheco si allarga La Rocca, Pacheco lo ignora, poi gran palla per Francini che stop e va a calciare, male, tasso, palla morbida per Barti, si deve fermare, deve tornare indietro, attaccato da due maglie gialle, poi palla per Perez che ha cercato il taglio all'interno, palla esterna, ne esce una rimessa laterale a favore del Canosa. Angiulli da Francini, tiene bene palla, protegge, poi scarica a destra per termine, sbaglia il passaggio ma subisce un fallo dallo schiavone, cartellino giallo per lo schiavone, il terzo fallo commesso dal San Michele.
Patte Termine, palla per Pacheco. Francini. Si accentra un po' lento a muovere palla e allora interviene Barti. Pacheco recupera palla, la rocca, palla per Angiulli. Pacheco, palla per Termine, si va per via centrale da Francini. Termine lo va a cercare ancora, tocca a Barti, la palla diventa buona per Pacheco. Stop, finta il destro, preferisce tornare indietro. Palla per Francini, tiene palla Angiulli, secondo palo, grande recupero di Perez, poi tocca Termine, salva Tasso. Cartellino giallo, dovrebbe essere per simulazione ai danni di Capitan Termine. Batte Perez per Barti. Perez, palla per lo schiavone. Balena riceve, si gira, scarica a sinistra per Barti che torna da Perez. Prova a puntare Termine, Perez va da Barti, dentro ancora per Perez, la rocca esce e poi parte lui. Palla per Pacheco, ha rischiato la rocca, poi Francini. Pacheco, Francini sbaglia tutto, lo schiavone, serve subito Perez, in scivolata la rocca, grande intervento sul pallone, tutto regolare, Francini sbaglia, intanto c'è un time out, noi ne approfittiamo per uno spot pubblicitario. E 40 da giocare in questa seconda frazione, 2-4 a favore del Canosa. Balena, Perez, lo schiavone, ancora palla per Perez. Barti, ancora palla per Perez. Barti manda vuoto Pacheco, Barti ancora dentro per Balena, la rocca riceve senza problemi, palla per Pacheco, altro cambio gioco per Angiulli,
Francesco per Termine. Parangiulli, Termine, 1-2. Non ha aspettato il momento giusto per chiuderlo, questo 1-2 Termine. C'è la rimessa laterale battuta da Barti per Pisanti che torna in campo dopo la botta al volto. Balena cerca Perez, interviene Termine ma Perez la tiene, poi va a calciare, non trova la porta. Subito la rocca per Termine, passaggio impreciso, rimessa laterale a favore San Michele. Si prepara allo schiavone con la maglia del portiere in movimento a 5:20 dal termine del match. Va a provare il tutto per tutto mister Masi, deve recuperare due reti là San Michele, lo fa con l'uomo in più in mezzo al campo. Barti, palla per Balena, ancora Barti, palla per lo schiavone, Pisanti, ancora Barti, palla per Pisanti, Barti muove palla, Perez dentro da Balena, calcio Balena, Angiulli, poi lo schiavone alto. Chiama il time out mister Lodi Spoto. Non aveva fermato il cronometro, quindi ci saranno 10 secondi da recuperare in più rispetto ai 4:30 che indica il tabellone luminoso. Naturalmente mister Lodi Spoto ha chiamato time out per rispondere alla tattica di mister Masi. Sta provando con l'uomo in più a trovare il pareggio, ci è andato vicino lo schiavone poco fa, aveva trovato lo spazio giusto Balena che però aveva trovato una buona posizione di la rocca, poi lo schiavone quasi a porta vuota, messo alto. Torna momentaneamente Tasso tra i pali, e allora possesso a favore Canosa con il San Michele che è già nella metà campo. Ospite con Termine che manovra per Castro Giovanni, scodellata la palla per Pacheco. Termine lungo da Francini, troppo. Tasso recupera palla, va a servire Balena, non c'è lo spazio per uscire, allora il San Michele regala palla al Canosa. Termine, palla per Francini. Pacheco, palla per Castro Giovanni. Mister Lodi Spoto ha tirato fuori Firancic, ha messo Castro Giovanni che naturalmente più rapido quando il San Michele ha l'uomo in più mezzo al campo per andare in pressione sul portatore di palla. Tanto però il Canosa mantiene il possesso, fa passare i secondi, Castro Giovanni, palla per Francini che va a calciare, Tasso chiude ancora una volta, non è finita però. Francini, palla per Castro Giovanni, torna indietro da Pacheco, un gran lavoro da parte del Canosa con la pressione timida del San Michele, 1-2, splendido, Castro Giovanni termine, Castro Giovanni si accentra, calcia, chiude il San Michele, occhio alla ripartenza, 2 contro 1, Balena per Perez, dentro Balena, la riapre il San Michele, 3-4. Saranno 3 minuti di fuoco quelli che ci apprestiamo a vivere. Ha accorciato il San Michele 3-4, adesso ha solo una distanza il Canosa,
si stava gestendo bene il doppio vantaggio, poi una palla persa lì davanti, la ripartenza perfetta da parte del San Michele con Balena che a porta vuota non ha potuto che far male alla Rocca. Mister Masi non rinuncia all'uomo in più in mezzo al campo. A 2.50 c'è lo schiavone alto a sinistra, entra in campo anche Maggi Pinto, palla per Perez, Barti, possesso a favore San Michele che vuole trovare la rete del pareggio. Pisanti ancora per Maggi Pinto, Barti, lo schiavone, palla per Maggi Pinto, Barti, lo schiavone, palla per Perez, chiude bene termine, recupera Pacheco, palla per Castro Giovanni che va a calciare verso la porta, Castro Giovanni, 5-3. Ha perso palla Perez, l'ha gestita bene il Canosa e Castro Giovanni come un cecchino dalla distanza fa male al San Michele che adesso deve recuperare due reti a due minuti dal termine. Lo schiavone, palla dentro, deviazione, no, palla è andata direttamente fuori, la Rocca per Castro Giovanni, palla per Francini, intanto cartellino giallo ai danni di Tasso. Gioco è stato fermato dall'arbitro, allora palla scodellata, il possesso era a favore del Canosa che recupera palla e va a gestire con la Rocca che va a servire Francini, passaggio impreciso. Non è più lo schiavone a tenere la maglia del portiere di movimento, ma Balena, Pisanti. Castro Giovanni in pressione su Barti, Perez, palla per lo schiavone, tocca Francini, palla per Perez, lo schiavone, ancora Perez, calcio a Perez, ci mette la mano alla Rocca, calcio d'angolo a favore San Michele. Batte Pisanti per Perez, Barti, lo schiavone, ancora Barti, lo schiavone, palla per Perez, lo schiavone, Barti, Balena, lo schiavone, rischia il dribbling, va giù, non c'è fallo, toccato palla Balena. La propria metà campo e allora calcio di punizione a favore del Canosa con Castro Giovanni che va dalla Rocca, è partito l'ultimo giro di orologio, Pacheco, palla per Francini, prova a tenere palla, alla fine la perde, la recupera Perez, Perez fino in fondo, calcio a Perez col destro, palla fuori. La Rocca con le mani per Castro Giovanni, col petto, la mette giù, poi trattenuto da Pisanti, non c'è fallo, Pisanti va a calciare lui, ha bloccato la Rocca, palla per Pacheco, dall'altra parte Castro Giovanni, Pacheco si ferma, fa passare i secondi Pacheco, palla per Francini, gran lavoro del numero 6, Francini non la tiene, sbaglia Pisanti, 17 secondi da giocare.
tocca allo Schiavone, palla in fallo laterale sempre a favore Canosa. Castro Giovanni per la Rocca, termine, lancia palla ormai a tempo scaduto. Arriva la sirena, triplice fischio, vince questo recupero della settima giornata il Canosa, che va a più 3 in classifica, passa a 27 punti la squadra di mister Lodi Spoto. Ci è voluto un super Piranchik, tripletta per il polacco, la rete di Castro Giovanni, di Pacheco per il Canosa, le reti di Lo Schiavone, Pisanti e Balena invece per il San Michele, che purtroppo resta a 7 punti in classifica, non riesce a muovere da quella zona che diventa un pochino complicata per la squadra di mister Masi. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo il risultato finale: San Michele 3, Canosa 5. Vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata.